Al Marateale 2023, quindicesima edizione, protagonisti sul palco del Santa Venere Hotel di Maratea, i giornalisti di Cronache Lucane e Cronache TV, Pari delle Porace e Lina Paterna. Pari delle Porace, conduttore di Oltre il Giardino, che ha presentato insieme a Nicola Timpone le premiazioni delle sezioni dedicate al cortometraggio, che hanno in questa edizione ricevuto migliaia di adesioni da oltre 100 nazioni del mondo. Per la sezione Green dedicata all'ambiente, la giuria composta dal produttore Nicola Giuliano, da Rocco Papaleo e dal giovane cinefilo lucano Egidio Matinata hanno deciso il premio ex aequo a Zoofobia di Pablo Cehebar e Nicolas Iacouzzi e Milva di Nico Capogna. Per la sezione Marateale in Short, Le Porace da giurato insieme al regista Paolo Genovesi e alla dirigente di Rai Cinema Manuela Rima ha premiato il film irlandese An Irish Goodbye di Tom Berkeley e Rose White, già vincitore del premio Oscar 2023, a dimostrazione di quanto è cresciuto il Festival Lucano. Il premio Rai Cinema Channel è andato a Split Ends di Alireza Kazemipur, corto iraniano. I registi vincitori hanno inviato dei videomessaggi con cui hanno ringraziato pubblico e giuria. La giornalista di Cronache Lucane e Cronache TV, Lina Paterna, sul palco del Marateale, bellissima e bravissima, ha premiato l'attore Marco Bocci per le sue doti umane e professionali, espresse come attore e regista, e per il suo straordinario talento. La redazione di Cronache Lucane, con la carta stampata, è dell'unica televisione in Basilicata visibile in tutta l'Italia, Cronache TV porta nelle case dei tantissimi lettori e ascoltatori cultura e informazione. Ma a proposito di cultura, ascoltiamo cosa ha detto la giornalista Lina Paterna sul palco del Marateale. A premiarti la nostra giornalista televisiva, e parlavamo di cultura con Marco Bocci, del cinema che deve fare cultura. Quali sono le sfide culturali che la nostra regione deve affrontare anche attraverso i media? Beh, dopo Matera 2019, capitale della cultura, io credo che adesso tocchi a Maratea. Maratea 2026, noi l'attendiamo fortemente. Poi il Marateale da 15 anni fa un ottimo lavoro con Nicola Timpone, Antonella Caramia, la splendida location del Santa Venere nella persona di Paolo Barletta, quindi io credo che Maratea meriti veramente tutto questo, il mare stupendo. E che Marco anche Bocci ci porti fortuna, sì, adesso ci porti con questo anche auspicio di cronache. Abbiamo il nostro giornale con Cronache Lucane, con l'emittente Cronache TV, abbiamo supportato questa iniziativa del GAL La Cittadella, e quindi speriamo fortemente che la cosa vada avanti. Grazie, grazie a Lina Paterna e grazie a Marco Bocci, un onore averti avuto qui. Che bella serata, ricca di ospiti, di bellezza e di un cinema fatto bene, il cinema che vuole parlare alla gente, che vuole raccontare le storie e raccontarle come si deve.